Ragazzi, a malincuore per me, perché soffro di vertigini, il Conte mi sta facendo salire in questo grattacielo, nel Burj Khalifa. Mi sono fatto convincere dal Conte. Vediamo. Questa è una simulazione. Io ora salirò, chissà, c'ho 140esimo piano, 160esimo. Non lo so. Carusi, se non mi vedete più, sapete il perché. Se non vedete più il Conte, sapete che obbiai già. Oh. Amo, ti prego, non mi abbiare di già però, che saremo a 140esimo piano, 150. 124esimo. Ah, 124. E da dove si buttano giù le persone? Ancora! Ragazzi, io non capisco cosa c'è scritto lì, ma il Conte me lo tradurrà ora. Mi ha detto. Guardate, ragazzi, sta fotografando. Ma io non capisco cosa c'è scritto. Ora il Conte me lo traduce, anzi se me lo traduce. Se me lo traducono loro, posto tuo, non è meglio. O tu già hai capito? Non ha capito. Sono Burj Khalifa, eh. Ah, c'è, lui l'ha capito, ragazzi, l'ha capito. Che è nasino in inglese, però l'ha capito. Stiamo salendo, ragazzi, stiamo salendo. Mamma mia, un'opera impressionante, ragazzi. E io ci stai chianando. No, vabbè, proprio. Io che soffro di vertigini, proprio. Comunque stiamo facendo dei tunnel per arrivare a questo 124esimo piano. E poi vi farò vedere ovviamente tutta la vista che vedrò io. E poi su non mi sento male. Poi andiamo al ristorante sotto a mangiare e vi farò vedere le fontane danzanti e musicali, quindi non vi perdete tutto questo spettacolo che io sto vivendo dal vivo e voi vivete tramite i miei occhi e i miei video, certo. Ragazzi, guardate i piani. No, vabbè, a 42 secondi, 42 secondi, 300 metri a tramo. Ma tu mi vuoi motto a mia stasera? No, ti faccio respirare un po' d'aria pura. Cioè, ma io non lo so, Carusi. No, vabbè, non ce la posso 124. Fare. Non ce la posso fare io. Guarda. Vabbè, ragazzi, al prossimo video il continuo. Io motto, a tra poco. Ma con questa parano, fossi in da pasta.